Oggi vorrei parlare di un aspetto molto interessante, sia dell'importanza della tutela dell'ambiente e in generale della specie animale, ma soprattutto vorrei parlare di un discorso. Allora, il miele è un importante antiossidante, antinfiammatorio naturale, oltre a fare molto bene perché riduce la presenza di radicali liberi e l'aumento, insomma, di radicali liberi nel nostro corpo e organismo, volevo dire. E quindi in realtà capisco che comunque chi è vegano, ma soprattutto gli antispecisti, parlano della necessità di evitare l'utilizzo di mangiare quello che deriva dallo sfruttamento animale. Sapete che io sono semivegano, quindi ovviamente concordo e supporto anche il loro gruppo. Infatti, per esempio, faccio parte di Animal Save e Animal Rebellion. Però c'è una sciocchezza colossale che continuano a dire loro, che in particolar modo gli antispecisti, anche i vegani, però soprattutto gli antispecisti, che praticamente riguarda il miele, ma soprattutto, sì, miele dice che praticamente chi, non so, innanzitutto è meglio prendere il miele, però prenderlo solo miele biologico, quello sì, perché se fai il miele, mangi miele, insomma, il miele, sfrutti le api, aumenti la possibilità che possano morire tutto quanto. In realtà dovete sapere che questa è una sciocchezza colossale, perché può capitare che magari qualche ape muoia, però la stragrande maggioranza di morire delle api è dovuta al cambiamento climatico e in particolar modo quello che è devastante è il grande consumo di verdura da parte delle persone, da parte di questa società, perché dato che vengono utilizzati pesticidi nella coltivazione delle verdure, ovviamente questo è un'arma devastante che uccide tantissimi insetti impollinatori, api comprese, quindi anche i vegani e anche gli antispecisti, che ovviamente fanno uso e mangiano per grandi linee principalmente verdure, ma non solo, ovviamente, contribuiscono a far sì che aumenti la moria delle api. Ovviamente di questo ne sono responsabile anch'io, perché io mangio di verdure, ne mangio poche, insomma, non le mangio raramente, però anch'io consumo frutta, quindi indubbiamente anch'io, come tanti altri, ne sono responsabile, quindi, però è per chiarire le cose. Poi, per quanto riguarda il veganismo, in realtà c'è la frutta, e non la frutta, volevo dire, soltanto la vitamina B12 è l'unica vitamina che in qualche modo chi è vegano, antispecista, non può consumare. Io, per esempio, dato che ho una probabile sensibilità al glutine sono allergico culturalmente, non lo so perché non ho ancora fatto le analisi, le proteine del latte, non posso mangiare troppe verdure o cose. Mangio raramente pochi formaggi, perché l'altra volta sono andato a mangiare lì a un posto autogestito, lì un pranzo principalmente vegano. Dopo la sera, insomma, mi sono sentito male, insomma, ho avuto dei dolori, delle cose, perché non ho mangiato cose che contengono glutine, che mi hanno dato fastidio, per esempio. Quindi non è la scelta, insomma, c'è fino a un certo punto. Poi, infine, per quanto riguarda, insomma, poi il ferro, ne ho parlato anche negli altri miei video, sentirete la parola semiveganesimo, la trovate in altri due video sempre di questo canale, andateveli a vedere se vi va. Per quanto riguarda, infine, questa cosa, in realtà è vero che i legumi contengono ferro, però in realtà contengono
differenza della carne, come sapete, io ne mangio in minima parte settimanalmente, è più difficile da cioè viene